Vladimir, qui alla Fiera del Libro per parlare del libro di Amilcar Ismael, La casa dei ricordi. Tu hai una casa dei tuoi ricordi? Il mio cuore, tutto quello che custodisce il mio cuore. Anche ricordi positivi e ricordi spiacevoli, servono tutto a crescere, a diventare più grandi. Ecco, qui a presentare un libro che in qualche modo è una storia di integrazione. Si parla di anziani, si parla del fattore razziale e quindi tu sempre a sostegno di queste grandi battaglie, ancora una volta in prima linea e soprattutto per aiutare un emergente come Amilcar Ismael. È un libro che io ho letto tutto d'un fiato, che non vedevo l'ora di riprendere, di continuare a leggere, perché è un libro che mi ha molto commossa e mi ha fatto capire tante altre cose. Soprattutto mi ha dato la conferma di come in Italia spesso si tende a pensare che gli stranieri siano una minaccia. Ecco, questa è la testimonianza di una persona che non è nata in Italia, che è venuta dal Mozambico e che però in Italia ha aiutato tantissime persone anziane letteralmente abbandonate dai loro familiari e che probabilmente se non avessero trovato una persona disponibile, capace di parlare con loro, di curarli, sarebbero morte molto prima della peggiore morte che esista, che esiste, che si chiama solitudine.